Felici, giusto? Sono gentili. Perché? Perché
perché noi sappiamo che dobbiamo sempre usarli con gentilezza, giusto? Con amicizia, con amore. Buon sabato, che il Signore vi benedica. Anche lui dare un messaggio per la comunità. Ora, senza perdere tempo, ti do la parola e che il Signore sia con te. Grazie. Buon sabato. Non ho sentito. Buon sabato. Grazie. No, ho sempre molto sognato di farlo e quindi molto provare. Voglio iniziare prima con un momento di preghiera. Padre mio, Padre nostro che sei in cielo, grazie. Grazie per questo momento che mi dai di poter portare una testimonianza. Una testimonianza di quello che stai facendo per me. Ti ringrazio per questi giorni, queste settimane in cui mi hai accompagnato nella preparazione di questo sermone. Ti voglio pregare di guidarmi nelle parole che andrò a dire e che possa arrivare dentro a qualcuno, basterebbe anche una persona, di quanto sei potente e di quanto è grande il tuo amore. Ti voglio pregare questo nel tuo nome Santo Gesù. Allora, sono qui appunto per portare una testimonianza e riguardante quello che Dio sta facendo, quello che ha fatto in quest'ultimo periodo per la mia vita. E sento che ci sta lavorando tanto e questo ognuno di noi lo può sentire se lo permettiamo. Partendo dal fatto che sono qui su questo pulpito, quando fin da piccolo pensavo che qui potevano venirci solo pastori, anziani, ma invece no, qui può salirci qualsiasi persona che si sente in cuor proprio di dare un messaggio sincero voluto da Dio, ed è quello che mi sento di fare quest'oggi. Già molte persone mi dicevano da tanto tempo, dai Billy, quando vai su, quando vai a fare un sermone a portare un messaggio? E io rispondevo, sì, arriverà quel giorno, senza sapere chissà quando sarebbe mai arrivato, no, quel giorno. E invece è arrivato, è oggi. Credo che ognuno di noi abbia un proprio percorso da affrontare. Io in quei momenti in cui me lo chiedevano non ero pronto. Dio stava lavorando sul mio carattere, sul mio cuore. Credo davvero che se qualcuno l'anno scorso mi avesse detto che l'anno prossimo, cioè quest'anno, sarei salito sul pulpito e avrei fatto il mio primo sermone e avrei detto sto scherzando perché non è vero, è possibile. E invece, eccomi qui, non avrei saputo di cosa parlare, c'erano troppi argomenti e il primo secondo me è ancora più difficile, ma credo che questo sia l'argomento più bello e perfetto che io ho deciso che oggi devo portare una mia testimonianza, appunto. Quello che sta accadendo nella mia vita
quello che sta facendo Dio per me, e prego che questa mia esperienza possa arrivare a qualcuno, basterebbe appunto anche solo una persona, che possa davvero capire quanto è grande, quanto potente e amorevole è il nostro Dio, se glielo permettiamo. Il versetto chiave che ci ha letto Dan, Salmi 37, da 3 a 5, confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Il focus in cui si concentrano questi versetti, credo siano i desideri. Credo che ognuno di noi abbia dei propri desideri, delle proprie idee e ha dei propri sogni. Però ci può essere anche la possibilità di non sapere davvero cosa si voglia. Io ero uno di quelli, purtroppo. Partendo dall'inizio, il mio sogno fin da bambino era quello di diventare un calciatore di calcio. E questo sogno ce l'avevo già da quando avevo 6 anni. Volevo a tutti i costi iscrivermi a una squadra e poter giocare a una delle leghe più importanti, come la Serie A o la Liga o la Premier League. E quindi niente, chiese a mia mamma tutto felice di iscrivermi, ma lei disse di no. E da lì il mio sogno di diventare calciatore è andato in fumo, perso. Mi disse di no perché le partite si svolgevano il sabato. E io dicevo, vado durante gli allenamenti e salterei le partite. Ma lei era ferma sulla sua idea, sul suo pensiero di non volermi farmi diventare un calciatore. E durante gli anni ci sono diversi sogni o professioni che mi salgono per la mente, e tra cui diventare un cuoco, un banchiere, un trader, ma nulla di così serio come diventare un calciatore. A quello ci tenevo davvero tanto. Ma Dio aveva un piano diverso per me, per la mia vita. Gli anni passano, finisco le superiori e mi ritrovo col decidere che università frequentare. E io, ma chissà quale va. Decisi di provare ingegneria gestionale. Un po' un continuo degli studi, del mio percorso di studi delle superiori, dato che erano presenti economia e diritto. E le prime andavano piuttosto bene, i primi esami. Ho preso dei 28, 29. Ma poi, quando arrivarono le materie matematiche, finita, la tosta. Non avevo le basi matematiche, zero. Dovevo stare tutto il giorno focalizzato a studiare matematica, perché alle superiori non mi avevano dato niente. E allora decisi di lasciare e di andare in economia. In economia mi sentivo abbastanza a mio agio. Le materie erano sempre quelle di ingegneria gestionale, togliendo però le materie matematiche. E stavo andando piuttosto bene. Poi un giorno, però, cambiò un po' la mia prospettiva. Partecipai a un ritiro. Erano circa 2 anni fa, in cui era al Chalet Maneva, un ritiro dedicato alla nostra chiesa e altre due, tra cui Bolzano e Trento, se non sbaglio. E l'ospite speciale era Elisa Ghiusa, una studentessa di teologia che al tempo era agli ultimi anni, quindi se non sbaglio adesso avrà finito. Fatto sta che a un momento di una giornata iniziò a spiegare la sua storia personale con Dio e come si era avvicinato a Lui. Ora non sto a spiegare la storia, ma mi aveva talmente toccato quella storia. In quel preciso momento sentivo davvero la presenza di Dio, sentivo che mi stava chiamando di seguirlo, di fare qualcosa. Io però non me la sentivo, non riuscivo a
all'idea di lasciare tutto, di lasciare la mia famiglia, la mia chiesa, i miei amici. E quindi questa chiamata di Dio la nascosi. La nascosi in un cassetto, lo misi da parte. Questi anni trascorsi, che va da quella chiamata ad oggi, sono stati piuttosto tranquilli. Io continuavo ad andare all'università, all'economia, ma nel mentre c'era questo pensiero nella mia testa, che questo sogno del cassetto che voleva uscire. Infatti mi veniva spesso in mente che dovevo fare qualcosa. Attraverso anche alcune persone Dio mi dava delle conferme che c'era qualcosa, che questo cassetto stava uscendo. Per esempio, mi dicevano che se vedessero me da grande, mi vedevano un pastore, tra cui alcuni amici e anche il nostro pastore, ormai ex pastore Franco. Ma io, come sempre, respingevo questa idea, questa chiamata di Dio. Posso confermare che ero diventato piuttosto lontano da Dio nel corso di questi 2 anni. Diciamo che ero il classico bravo ragazzo che si preparava per bene il sabato e che non vedeva poi l'ora di passare il pomeriggio di giocare a biliardino, a pallavolo, dove non viveva appieno il vero significato di sabato: giorno di Dio, giorno del Signore, giorno del riposo. Ero perso. Le persone non lo vedevano, ma dentro di me ero perso, allontanato da Dio. Infatti non avevo messo da parte questo sogno, questa chiamata, ma avevo messo da parte Dio. Ma Lui non mi ha voluto abbandonare, mi ha preso e l'ha fatto regalandomi uno dei doni più belli per la mia vita. Mi ha dato Siria, la ragazza con cui ho contato prima. Dio la sta davvero utilizzando per avvicinarmi a Lui. Grazie a lei lo sto conoscendo di più, attraverso gli studi biblici che facciamo la mattina, appena svegli, dove leggiamo i libri della Bibbia e ci addentriamo dentro per capire i significati, quello che Dio ci ha lasciato. Mi aiuta ad avvicinarmi a Lui attraverso i canti, attraverso le nostre conversazioni, le nostre riflessioni, discussioni, ma anche pianti, purtroppo. Pianti che ogni volta si rivelano importanti per poter migliorare sempre di più il nostro carattere e incidere nel nostro cuore quello che Dio vuole che noi diventiamo, cercare di assomigliarli sempre di più. Io e Siria stiamo insieme da 5 mesi, nonostante ci conoscessimo da 2 anni. Questi 2 anni sono stati parecchio duri, ma sono serviti entrambi a poter instaurare questa relazione che abbiamo e che Dio ci sta permettendo. In questa relazione, infatti, non siamo in 2, ma siamo in 3, con Dio al centro. So che può sembrare prematuro e che le persone potranno non credermi, come alla fine tutto quello che ho detto potete decidere se credervi o meno, ma Dio mi ha dato, attraverso alcune conferme, ormai tante conferme, che lei, Siria, sia la donna virtuosa per me. La donna virtuosa chi è? Possiamo leggere in Proverbi, non tutto, ovviamente perché è abbastanza lungo, però con i versetti che vanno da Proverbi capitolo 31, da 10 a 12, il 26 e 30. Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Per me Siria è questa ragazza, una ragazza che Dio mi ha voluto donare e che mi fa del bene,
che mi insegna ad avvicinarmi sempre di più a Lui e che auguro a tutti di credere nel Signore, di credere che esista per ognuno di noi la propria donna o uomo virtuoso, che ci aiuta sempre di più a migliorare il nostro rapporto con Dio e amarlo sempre di più ogni giorno. Fino ad allora, lavorate su voi stessi, nel Signore, amatelo con tutto il vostro cuore, e il resto vi sarà dato, come dice Matteo, capitolo 6, versetto 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Grazie a lei ho davvero capito quanto è importante affidare a lui tutto, ogni cosa nella propria vita, di non seguire i propri pensieri, ma ricercare innanzitutto il pensiero di Dio, perché lui ci vuole felici. Non è una vita semplice, anzi, diventa sempre più difficile perché nella nostra testa non ci siamo più solo noi, ma c'è anche Dio, c'è lo Spirito Santo. C'è sempre questa battaglia nella nostra testa nel dire questa cosa che sto facendo è giusta o no. E questo appunto è lo Spirito Santo che sta lavorando dentro di noi. E per me questa è anche la definizione di timore che viene citato qua nel versetto 30, ma anche in diversi passi della Bibbia. Avere timore di Dio, cosa significa? Significa obbedirli, mettere Lui al primo posto, Lui al centro di ogni cosa, compiacerlo, seguirlo. A differenza di un proprio capo di lavoro, dove se non rispettiamo certe regole, molto probabilmente avremo o una punizione o addirittura licenziamento. Dio invece non è così. Dio ci rimane male se non seguiamo i Suoi insegnamenti, i Suoi comandamenti. E non è così semplice seguire i Suoi comandamenti. Cosa possiamo fare per seguirli? Filippesi capitolo 4, versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, sia un oggetto dei vostri pensieri. I nostri pensieri influenzano un sacco il nostro rapporto con il Signore. Quindi ogni cosa vera, onorevole, giusta, avere dei pensieri puri che siano in accordo con il volere di Dio. Nel mondo in cui viviamo oggi è facile poter avere dei pensieri che vadano contro il suo volere. Io non credo ci sia nulla di male vedere una partita, per esempio, di calcio, pallavolo, tennis, o guardare un film o dei video su YouTube. L'importante è essere consapevoli: questa cosa che sto facendo mi sta portando a Dio, sto rendendo gloria a Lui. Ognuno di noi ha dei piaceri, desideri diversi. Per esempio, a me piace molto qualsiasi tipo di sport, soprattutto quando c'è bisogno di utilizzare agilità, movimento, oppure di giocare con la palla. Ad altri invece possono piacere altri tipi di giochi, come logica o risolvere un problema. Ognuno di noi ha dei propri interessi, desideri, cosa giusta, li ha creati Dio questi nostri desideri. L'importante però è che questi desideri non raggiungano un livello estremo, un livello in cui si mette al primo posto questa cosa rispetto a Dio. Tornando per esempio alle partite di calcio, ci sono alcune persone che farebbero qualsiasi cosa per la propria squadra preferita del cuore, dove andrebbero per esempio ad ogni singola partita indossando la propria maglia della squadra, mettendo poster sulla propria camera da letto. E il livello estremo poi magari si può raggiungere quando la persona inizia ad insultare l'arbitro, inizia a insultare la squadra nemica per certi comportamenti, no? E questo è solo un piccolo esempio. Quindi
ogni cosa che vediamo ci influenza in qualche modo. Per voi chi è il nostro influencer? L'influencer più famoso al mondo, sapete chi è? Cristiano Ronaldo, con più di 700 milioni di follower, poi Messi con 500 milioni e poi altri vari cantanti attori. Ma l'influencer per eccellenza sapete benissimo chi dovrebbe essere Dio. Voglio concludere con uno dei miei versetti preferiti e che mi ha dato il mio battesimo da una persona molto speciale per me e che ora sì, deve essere qui, ma si è seduto da anni. Il versetto si trova in 1 Timoteo, capitolo 4, da 12 a 16. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani, dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Questi versetti per me sono davvero potenti. Ci dicono di essere un esempio per le persone che incrociamo nella nostra vita, per le persone che Dio ci dà l'opportunità di conoscere. Infatti noi potremmo essere la persona più vicina a Dio che una persona possa conoscere nella propria vita. E quindi è una grande responsabilità. Bisogna quindi essere pronti a quando ci troviamo in queste situazioni. E quindi chiedere a Dio attraverso la preghiera, una preghiera che per me mi ha aiutato molto in questo periodo, quest'ultimo periodo, dove davvero è un momento speciale, è un momento sacro in cui ci possiamo connettere a Lui, in cui possiamo dirgli qualsiasi cosa e in maniera sincera e ricordarci di non fare quello che facevo io, era solitamente una preghiera memorizzata, quella del cibo prima di mangiare per esempio, ma anche quello è un momento importante che Dio ci dà e quindi davvero di ringraziarlo per qualsiasi cosa che abbiamo, di fare una preghiera sincera. E quindi, tornando al versetto, chiedere a Dio di chiedere di aiutarci nel parlare, nel modo in cui ci comportiamo, nell'amore, nella fede e nell'essere puri, di riflettere questa luce proveniente da Dio, di cercarlo, di perseverare nelle sue leggi, nei suoi comandamenti e di applicarlo, di inciderli nel nostro cuore. Altrimenti è come se sapessimo queste leggi, se sapessimo la teoria, ma che poi non avrebbe senso saperle se non le mettiamo in pratica. Questi insegnamenti permetteranno a noi e alle persone che ci ascoltano di essere salvati. Il mio augurio per tutti, per tutti voi, per tutti noi, è di trovare, come abbiamo letto nel libro di Salmi, capitolo 37, versetto 4, di trovare questa gioia in Lui, nei Suoi comandamenti, nelle Sue leggi. Perché Dio vuole che i nostri desideri abbiano successo, ma questi desideri devono coincidere al Suo volere e che si potranno allineare solo se permettiamo a Dio di essere la nostra unica fonte di gioia e la nostra unica fonte di felicità. Amen.
grazie per avere questo momento che mi hai dato per portare la tua parola, il tuo amore. Ti voglio pregare per ogni persona, per ognuno di noi, di poter sentire questo tuo amore, quanto sei grande, quanto sei potente, che il tuo spirito ci possa guidare in ogni cosa che facciamo, che possiamo diventare quella luce per le persone che ancora magari non ti conoscono e che hanno bisogno di conoscere. Ti voglio pregare tutto questo nel tuo nome santo Gesù.